La camerata musicale sulmonese conclude la stagione concertistica del suo 70° anniversario con il concerto di Simona Molinari, raffinata ed originale interprete della canzone italiana degli ultimi anni, napoletana di nascita, aquilana di adozione. La cantautrice pop jazz con il suo gruppo ha proposto un programma tratto dal suo disco dal titolo Petali, che le è valso la Targa Tenco del 2022 nella categoria interpreti. Questi petali, dice la cantante, non sono altro che una serie di fotografie di questo tempo che viviamo, in cui non manca quel pizzico di frustrazione. Impotenza, quella sensazione di non essere padroni ed artefici di niente se non del metro quadrato che ci circonda. La giovane cantautrice, molto apprezzata soprattutto da un pubblico competente e raffinato, ha duettato con numerosi artisti come Andrea Bocelli, Ali Arrò, Ornella Manoni. Si è esibita in prestigiosi teatri italiani e stranieri, tra cui Blue Note di New York e il Teatro Estrada di Mosca. Ha partecipato a 3 edizioni del Festival di Sanremo per 2 volte in gara e poi come ospite. Nel concerto sulmonese da Molinari ed il suo gruppo hanno eseguito canzoni contenute nel disco Petali, egocentrico come un film, tempo di consumare, davanti al mare, e poi ancora Amore a prima vista, peccato originale, la verità, Petali, forse la felicità e molto altro. Il pubblico ha molto gradito il concerto, tributando agli artisti numerosi sostenuti applausi.
conosci da quanto mi sembra che tu probabilmente già conosci il genere, quindi grazie ancora a tutti i musicisti, a voi, e appuntamento al 15 ottobre 2023 per l'inaugurazione della 71esima stagione concertistica. Un bisogno.